Io mi impegnerò. Lo stesso giorno in cui sono state presentate ufficialmente le liste, si scende in piazza tra la gente per presentare progetti, programmi e simboli. Oggi inizia ufficialmente la seconda parte della nostra campagna elettorale. La prima molto lunga, iniziata a dicembre, si è conclusa questa mattina con la presentazione delle liste. È stato un percorso in crescendo. Quando abbiamo iniziato a dicembre non avevamo nemmeno una lista. Oggi abbiamo 4 liste che ci sostengono, quindi è il segno di un progetto che cresce, è il segno di una campagna elettorale improntata all'insegna dei contenuti che sta prendendo piede, per cui questa sera con questo comizio dal titolo La nostra è anche la tua città, rilanciamola e viviamola insieme, inizia ufficialmente la seconda parte, quella finale, quella più importante della nostra campagna elettorale. Ricordiamo quali sono le liste che la sostengono e diamo anche insomma un po' l'identikit dei candidati che avete scelto in questa avventura. Sì, oltre alla lista di partito del Nuovo Centrodestra ci sono 3 liste civiche, che è Sarno Città da Vivere, Sarno Rinasce Libera e Forza Sarno. Il nome di Sarno in ogni lista civica sta a significare proprio l'attaccamento e l'amore della nostra coalizione verso questa città, che ha delle bellezze stupende e straordinarie che meritano di essere valorizzate. Insieme a me, oltre a validi esponenti già consiglieri comunali, ci sono tanti giovani che si sono distinti nella professione, nell'imprenditoria, nella scuola, nelle politiche sociali, e quindi sono dei giovani che sicuramente daranno un contributo fattivo alla crescita della nostra città. Noi abbiamo avuto già modo di illustrare alcuni punti del suo programma girando insieme nelle periferie e negli angoli della città di Sarno. Cos'altro riserva questo programma elettorale? Ma naturalmente, oltre all'attenzione data per le opere pubbliche, sia per un valore economico che può avere il rilancio dell'edilizia, appunto, del settore delle opere pubbliche, ma anche e soprattutto perché riteniamo che per stravolgere questa città ci sia bisogno di una forza visionaria, ci sia bisogno di dare ottimismo e speranza al futuro. Quindi questo è l'aspetto principale. Però naturalmente le emergenze di questa città sono le emergenze un po' di tutti i territori, innanzitutto il lavoro, in secondo luogo la pressione tributaria. Per quanto riguarda il lavoro, noi abbiamo messo in campo tutta una serie di proposte che sicuramente potranno in qualche modo alleviare questa problematica, che ripeto non è solo di Sarno, ma soprattutto per quanto riguarda la pressione tributaria noi avremo una posizione molto forte nei confronti della Soget e nei confronti della Gori, perché riteniamo che un sindaco e un'amministrazione comunale, oltre ad avere un ruolo tecnico ed amministrativo, debbono avere anche e soprattutto un ruolo politico di tutela della comunità che amministrano. Un appello ai cittadini. Ma l'appello ai cittadini è a starci vicino, naturalmente a sostenerci fino alla fine, ma come io dico in ogni riunione pubblica che sto facendo in questa campagna elettorale, l'appello è di starci vicino se sono convinti delle nostre proposte programmatiche, perché il voto alle amministrative è un voto determinante, non si vota solo per amicizia oppure per un senso di riconoscenza, si vota soprattutto perché il voto al sindaco è un voto che determina, diciamo così, lo sviluppo e il futuro di una città, di un territorio e di una comunità. Io mi impegnerò.